Buonasera a voi tutti che ci seguite, 24 ottobre 2022 in compagnia di nuovo con il nostro amico scrittore Ismael Moades. Grazie Ismael di essere con noi di nuovo su Liberi TV. E ovviamente parliamo di Iran, parliamo di quello che sta succedendo in questo grande paese dalla storia plurimillenaria, e ne parliamo ormai a 5 settimane, quasi 40 giorni, anche più di 5 settimane dall'inizio delle rivolte che ormai si sono diffuse in tutto il paese, conseguenti alla morte di Mahsa Amini. Questa ragazza, ricordiamo, l'abbiamo detto nell'altra trasmissione, una settimana o due fa che abbiamo fatto con Ismail, di origine curda, il 13 settembre è stata arrestata dalla guardia morale, che controlla, diciamo, l'osservanza dell'abbigliamento, sostanzialmente il velo, arrestata perché Mahsa aveva il velo non posizionato correttamente sui capelli, non li copriva completamente, ed è stata ritrovata morta, contestualmente a questo arresto. Da lì, appunto, è noto ormai, sono divampate delle rivolte per l'enormità della durezza di questa reazione e di questa pena, sostanzialmente, che inizialmente erano diciamo delle donne. Abbiamo detto con Ismail che le donne stanno spesso avanti in frontiera, in trincea per la lotta per la libertà. Abbiamo parlato delle donne curde, Mahsa era una donna curda, delle donne in Afghanistan. Ma queste rivolte si sono poi diffuse, sono divampate in tutto il paese e hanno oltrepassato il discrimine, diciamo, di genere. Ecco, con Ismail ne parliamo dopo qualche giorno da una grande manifestazione che c'è stata di appoggio, appunto, a questa rivolta sostanzialmente contro la teocrazia a Teheran, una grande manifestazione che c'è stata a Berlino. Ci sono state veramente, pare, un 80.000 persone a manifestare, manifestazioni anche a Tokyo, in Italia forse un po' meno, delle testimonianze un po' timide. Ismail, che cosa sta succedendo? Tu hai sicuramente delle informazioni nel territorio, come si sta sviluppando questa rivolta? Dunque, intanto nella manifestazione a Berlino di sabato, sicuramente oltre 100.000 persone da tutta l'Europa, l'America del Nord, hanno partecipato, le persone veramente di vario tinto. Quindi questo significa, fino adesso praticamente all'estero si è fatto una manifestazione oltre 150 città in favore della rivolta in Iran. Che cosa sta succedendo? Sta succedendo che la misura in Iran è veramente colma. Se noi osserviamo che hanno ucciso una ragazza, una bellissima, giovanissima ragazza, poi scoppia tutta questa cosa, non era la prima volta che il regime commetteva un atto atroce di questo genere, però come mai è scoppiata, diciamo, questa rivolta che fino ad oggi si è esteso praticamente in quasi 200 città dell'Iran. Questo significa che questo regime veramente ha toccato il fondo, praticamente oltre una repressione disumana, minuziosa, ha devastato l'economia, la società, l'ambiente, veramente hanno fatto una cosa che io credo, dopo il rovesciamento di questo regime, ci vogliono molti anni per spiegare ciò che è successo in questi 40 anni. Quindi, altra cosa importante, come mai le donne? Perché tuttora è vero questo, tuttora anche oggi, praticamente, soprattutto a Teheran, verso sera, le manifestazioni sono riprese oggi in 30 università di Teheran. Ci sono state azioni di protesta
La più interessante, il portavoce del regime era andato in una università, l'università Hoxha Nasir, per parlare, per dialogare con gli studenti. Faccia tosta, veramente incredibile. Naturalmente i ragazzi, le ragazze hanno cominciato a urlargli gli slogan «Morta al dittatore», l'hanno praticamente invitato di lasciare l'università perché dicevano chiaramente in sua faccia che l'università non è il posto degli assassini. Per cui, ora, dicevo, come mai le donne? Perché se noi dovessimo definire il regime iraniano, il regime teocratico iraniano con una sola parola, questa parola è misoginia, è un regime misogino. Anche parlando insieme, molte volte io mi sono lamentato delle donne che andavano, donne occidentali, politiche oppure turisti che andavano in Iran con velo in testa, perché veramente è un sacrilegio andare in Iran con velo, mentre le donne iraniane non potevano neanche uscire senza velo o con velo. E quindi se il regime è il misogino, è giusto e naturale che le donne scendano in piazza, e così hanno fatto. In questo momento storico a tutto il mondo, io credo che le donne per svariati motivi hanno una marcia in più, e quindi io credo che ogni società intelligente debba dare la guida alle donne. Sì, diciamo che sì, questa cosa sono molto d'accordo con te, le donne hanno una marcia in più. Una cosa che probabilmente, forse proprio anche grazie a questa, diciamo, sorgente, questa derivazione, questa origine femminile di questa protesta che si potrebbe constatare, è, e questo appunto ti chiedo, una sorta di organizzazione per rendere un coordinamento, per rendere questa rivolta più efficace, perché all'inizio ovviamente si è diffusa questa notizia e mi sembra che ci sia stata una sorta di una connotazione spontanea nei vari posti. Ecco, io quello che ti chiedo, si riesce ad avere una sorta di coordinamento? Immagino, anzi sappiamo, che per esempio l'informazione, telefoni, internet e quant'altro ovviamente non è trasparente, non è libero, non è facile da utilizzare, però i giovani riescono in qualche modo a comunicare in modo, diciamo, al di là dell'ufficialità e di ciò che è consentito. Ecco, si riesce a andare verso una organizzazione per fare un fronte unito? Ma penso proprio di sì. Diciamo, se il primo momento una rabbia, cominciando proprio nel Kurdistan, nella città di Sarkes, la città di Mahsa e Sanandaj, i primi giorni praticamente le manifestazioni sono scoppiate lì, ma dopo subito è diffuso in tutto il paese. Questa è una cosa, però la cosa, come tu hai ricordato, sono passati 39 giorni, quello che è importante tuttora continua. Noi dobbiamo anche considerare che fare proteste in Iran è veramente drammatica, è veramente drammatica. Io ho partecipato alla manifestazione contro la dittatura dello Shah, noi eravamo quasi sicuri, anche se mi ricordo molto bene, eravamo veramente disposti a dare la nostra vita per il cambiamento e per la libertà, ma comunque in fondo eravamo abbastanza sicuri che saremmo tornati a casa, ma oggi non è così. Quindi è molto molto difficile, ci vuole un grande sacrificio per andare a fare manifestazioni, ma comunque la gente va, e questo significa, poi se dura 40 giorni, vuol dire che c'è un'organizzazione. Allora, le donne, tu sai, varie volte abbiamo parlato anche a questo microfono, la resistenza iraniana dagli anni 80, a metà degli anni 80, praticamente ha dato
tutto leadership alle donne. Oggi, per esempio, tutte le autorità nella resistenza iraniana sono le donne. Sono passati quasi 40 anni. È chiaro che questo ha un riflesso all'interno della società. Dopodiché, in Iran ci sono le unità di resistenza, sono gruppi organizzati affiliati ai Mujahideen del popolo, che loro praticamente hanno due compiti: uno per far durare la rivolta, l'altro estenderlo, perché non è normale che, insomma, in tutti i piccoli centri dell'Iran è arrivata questa rivolta. Quindi c'è un'organizzazione che ha compito in questo momento di far perdurare questa rivolta, che veramente oggi possiamo tranquillamente dire che sta diventando una vera e propria rivoluzione. Una rivoluzione, oggi stavo pensando di scrivere questa cosa: se noi nel 900 abbiamo chiuso con la rivoluzione iraniana, terzo millennio apriamo con un'altra rivoluzione veramente molto interessante. Ismail, tu hai detto che a differenza delle battaglie, diciamo, contro il regime di Reza Pahlavi, c'è il rischio oggi di scendere in piazza e non tornare a casa. Ci sono arresti e uno dei luoghi drammaticamente diventati famosi è Evin, dove ci sta un po' a nord di Teheran, se non sbaglio, c'è un carcere. Sono successe delle cose abbastanza pesanti, c'è stato anche un incendio. Ecco, però le notizie sono un po', diciamo, controverse, ovviamente filtrate un po' dal regime, da quello che si vuol far sapere. E ovviamente ci sono poi le accuse di ingerenze esterne, sionisti e così via. Ecco, che cos'è che si sa di certo? Si sa di certo che praticamente due giorni prima dello scoppio del famoso incendio, tra virgolette, le forze speciali di Pasdaran sono andate in carcere, hanno preso posizione, provocavano i carcerieri. I carcerieri naturalmente rispondevano con morte al dittatore e morte a Khamenei. Dopodiché poi ci sono molti segnali. Io ho scritto anche questa cosa, che praticamente il figlio di Rafsanjani, che rimaneva in quel carcere di Evin, a lui hanno fatto uscire innanzitempo, poi avrebbe dovuto tornare il venerdì, l'hanno avvertito che non doveva tornare. Quindi è chiaramente una cosa organizzata contro perché il regime in tutti questi 40 anni ha avuto sempre, diciamo, questa arma, che con un colpo molto duro, molto grande, incutere paura, congelare la società. E quindi hanno attaccato. L'incendio praticamente era una piccola cosa, forse quando hanno buttato lacrimogeni i prigionieri hanno acceso diciamo qualche coperta, qualche cosa per disperdere questo gas. I Pasdaran hanno cominciato a picchiare e a sparare. Le notizie, arrivano alcune notizie veramente drammatiche, ma quello che è certo, sicuramente i morti sono oltre 30 persone. Quindi questo significa, quando un regime attacca i prigionieri reclusi, indifesi, vuol dire che veramente è in una fase di debolezza. Ha fatto la settimana prima a una città, a un carcere a Rasht, poi ha fatto anche qualche giorno dopo, ha fatto in un'altra città vicino a Teheran, al carcere di Gardasht. Quindi il regime iraniano ha attaccato i carcerari, carcerati indifesi, questo oltre la sua, diciamo, vigliaccheria, è veramente... mostra, a mio avviso,
una sua debolezza. Ovviamente ci sta poi il macabro, diciamo, conteggio, che comunque sia contribuisce a dare un po' la misura delle cose. Ovviamente ci sono dati ufficiali, dati reali, dati ufficiosi, insomma più o meno mi pare di aver capito che stiamo intorno ai 250 morti al momento che si contano e più di 12.000 arresti. 12.000 arresti nell'arco di, appunto, come abbiamo detto, 5-6 settimane, già mi fa venire in mente l'enormità di uno sforzo organizzativo che ovviamente sacrifica ovviamente qualsiasi tipo di umanità delle condizioni carcerarie, insomma. Allora, le nostre notizie confermate parlano almeno di 400 morti, di cui noi abbiamo pubblicato 260 nomi e cognomi, la generalità. E quindi naturalmente il numero è più alto, però noi siamo cauti, prima verifichiamo, poi diamo le notizie. E gli arrestati sono oltre 20.000. Proprio ieri il direttore del carcere più grande di Teheran, dell'Iran, Fasha Fushie, che praticamente al sud di Teheran, parlava che in quel carcere si trovano più di 3.000 arrestati di questi giorni. Più o meno noi sappiamo altrettanti stanno al carcere di Evin, quindi già a Teheran in due carceri ci sono 6.000. Quindi gli arrestati sicuramente sono oltre 20.000, e tutto questo numero anche per il regime è diventato un problema. Immagino. E come poi quello che è importante è che questi arrestati sono resistenti, non cedono, nonostante che veramente quello che succede nelle carceri in Iran è veramente indicibile, perché picchiare, torturare, per esempio nelle manifestazioni del 2009, quando portavano i ragazzi, le ragazze in carcere, la prima cosa che facevano è stupravano questi ragazzi, che una società come quella iraniana, questa cosa è molto molto grave, quasi la vittima si vergogna, per distruggere appunto la morale di questi ragazzi. Però ecco, ci sono molti carcerati per giudizi politici che in questi giorni all'interno del carcere fanno uscire comunicati in favore alla rivolta in atto in Iran. Quindi cosa significa? Che anche questi arrestati formano un problema per l'Iran, perché sono resistenti, non cedono. Tutto questo, appunto, ripeto, sono indicazioni che in Iran è in atto veramente una vera e propria rivoluzione. Ismail, in chiusura vorrei, diciamo, farti fare una riflessione di tipo politico. Ne avevamo già parlato di politica internazionale, ne avevamo accennato l'altra volta, diciamo, incrocio tra quello che sta accadendo in Ucraina, la posizione di questi, avevamo detto l'altra volta, di tutti questi rivoltosi, di coloro che si rivoltano a questa teocrazia, in larga parte, tu ci dicevi, è contraria ovviamente all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Nel frattempo, dalla trasmissione scorsa, si è delineato, insomma, si è chiarito in modo abbastanza palese il sostegno che l'Iran sta dando attraverso l'invio di armi, se non ho capito male, di droni a Putin, addirittura anche con addestramento per utilizzarli e quant'altro, una cosa che pare che sia stata anche un po' di imbarazzo, perché poi è stata negata, però poi dopo è stata rivelata con delle specie di fuori onda russi e così via, insomma. Quindi questo aiuto è, diciamo, di dominio pubblico, questo aiuto che l'Iran sta dando a Putin è di dominio pubblico. Come si interseca in tutta questa vicenda interna?
Ma intanto vediamo in quale stato si trova la Russia di Putin che deve prendere i droni dall'Iran. L'Iran ha mandato i droni, l'altro giorno un addetto militare ucraino parlava di 132 droni abbattuti iraniani, quindi non so che cosa negano, perché insomma quando sono abbattuti stanno lì, quindi si vedono. E poi, come dicevi tu, anche un esperto militare russo fuori onda, ora non so se artificiale o costruito oppure vero, ma appunto prima dell'inizio del programma diceva però non parliamo dei droni iraniani. Si parla sicuramente che ci sono i Pastaran in Russia per addestrare i russi per usare questi droni. Girano anche le notizie che ci sono una decina di morti tra i Pastaran iraniani. Per cui, dopodiché, anche gli iraniani, qualche esponente iraniano, Khamenei stesso, non ha resistito a questo vanto che praticamente di aver mandato queste armi, questi droni alla Russia. Quindi diciamo che… Tra le altre cose si vocifera che ci sarà in cambio qualcosa. Ma in cambio praticamente l'Iran in questo momento, in questi anni, è talmente ha una posizione debole che praticamente è come una mucca da mungere. L'ha munto molto in questi anni la Russia, la Cina, l'India, eccetera, eccetera. E quindi l'Iran non so che cosa possa ottenere. No, nel senso ottenere, pare che si parli di diciamo aiuti per il nucleare sostanzialmente. Sì, si parla, però insomma c'è un centrale nucleare a Bushehr nel sud dell'Iran che praticamente per come è andato avanti l'ammontare della gestione di quella cosa rispetto a pari strutture in altre parti sono 4-5 volte. Dopodiché rendimento è veramente minimo, per cui sì, in qualche modo nel nucleare hanno preso aiuto anche dalla Russia, però risultati non sono molto eccellenti. Poi soprattutto i russi guardano l'Iran, questo Iran soprattutto, come dicevo, una mucca da mungere, niente più. Bene, Smendi, io ti ringrazio di questa, diciamo, testimonianza che ci offri. A questo punto, dato che la cosa pare appunto continui in modo organizzato, si diffonda, e diciamo che dovremmo darci appuntamento per un aggiornamento, per parlare di questa rivolta partita da dalla morte, quindi praticamente Mahsa Amini inconsapevolmente è diventata una sorta di icona, d'icona della libertà, veramente. Gli slogan e il lavoro, diciamo, chiamiamo lavoro, la testimonianza sulle varie piattaforme social, in primis Twitter, ma anche altri, è veramente incessante per sostenere questa rivolta. Lo slogan, l'hashtag Mahsa Amini, è transitato in donna, vita, libertà, adesso non so come si pronuncia in persiano, però decisamente è molto suggestivo. Speriamo che aiuti veramente a dare forza, a dare coordinamento e anche a questo punto una presa di posizione. Credo che anche Israele stia lì per prendere una posizione abbastanza netta, oltre che lo spontaneismo giovanile che già si è pronunciato. Beh, Israele intanto, le notizie sono ufficiose, ha addestrato ucraini a come difendersi dai droni iraniani, visto che Israele ne sa qualcosa. Sta allerta da tempo. E quindi, infatti, ucraini adesso sostengono che l'efficacia dei droni iraniani, che i primi giorni è stato un po'
importante. Adesso praticamente siamo intorno al 10-12%, quindi gli israeliani hanno fatto questa cosa. Sì, sai Gianni, la situazione dell'Iran è veramente è molto molto complessa. Poi noi per esempio dovremmo parlare anche, io credo che questa rivolta, questa rivoluzione sicuramente sarà vinta dal popolo, io di questo sono certo. Naturalmente non ho palla di cristallo per dire quando, ma di questo sono veramente certo. L'unica cosa, come altre volte è successo in Iran, questa rivoluzione corre pericoli. Per esempio, uno dei pericoli che la gente o qualcuno fa credere alla gente che il problema degli iraniani è il velo, velo sì, velo no. Oppure che gli iraniani vogliono tornare prima al tempo dello Shah perché si stava meno peggio, eccetera, eccetera. Perché purtroppo nel lungo il secolo che noi abbiamo fatto la rivoluzione in Iran, sempre, perché l'Iran è un paese è molto molto importante, l'odore del petrolio non fa vedere, non fa sentire l'odore della verità, l'odore delle istanze di quel popolo, quel magnifico popolo, per cui noi penso che dobbiamo parlare, ma gli iraniani cosa vogliono? Ma quali sono i pericoli che corrono gli iraniani, la loro rivoluzione? Se succede qualche cosa in Iran, un cambiamento in Iran, che cosa significa per l'Iran, per il Medio Oriente, per tutto il mondo? Ricordiamoci che per esempio l'Iran è un paese musulmano, la maggior parte dei sciiti, eccetera, eccetera. Che succede? Ma chi ha responsabilità in tutti i 40 anni in Italia, in Europa, il mondo hanno fatto sempre credere che il problema in Medio Oriente, il problema in Iran era la questione religiosa, eccetera, eccetera. Dove sono questi esperti, dove sono questi giornalisti che hanno fatto credere queste sciocchezze? Quindi penso che io credo che è utile per me, per difendere diciamo le istanze del mio paese, del mio popolo, anche per qualcuno che ci ascolta, di sapere da una TV libera che cosa succede in Iran, che cosa succederà, con cui, che cosa succede in Medio Oriente e nel mondo. Sicuramente ne parleremo nel prossimo appuntamento, parlando un pochino magari anche per esempio di ciò che motiva le varie categorie, anche anagraficamente parlando, perché ho visto che poi ci sono state anche dei front woman di età che si sono tolte clamorosamente il velo, delle madri di persone pubbliche che si è, insomma, c'è stato un coinvolgimento trasversale, sta diventando trasversale da un punto di vista sociale, ma anche da un punto di vista anagrafico. Ne parleremo ancora, Ismail, sicuramente. È veramente momento, vale la pena, credo. Sicuramente. Per il momento ti ringraziamo e diamo appuntamento a tutti quanti coloro che ci seguono. Dateci una mano a far circolare questo video. Grazie ancora, Ismail. Donna, vita, libertà. Lo metteremo anche in capo al video e sul titolo. Grazie ancora. Ciao, Ismail. Grazie a te.